scrivo da quel gennaio della rivoluzione, all'alba del tuo posto e all'ultimo della vita. Sono anni che reso incancellabili dentro e fuori quei battenti del portone, dove uscì senza farvi ritorno il giovane Serra di Cassano. Sono anni che i giacobini di sempre continuano a unirsi nel nome di una repubblica delle idee, della filosofia, fondando e rifondando comunità sempre più nobili. Sono anni che Leonora traduce la plebe scollata dalla storia alle colonne di quel monitore che cuoco illustrò con croce e che tu hai preservato. Sono anni che con la tua virtù ardimentosa fai rivivere il mondo del sapere con i libri e i seminari nella tua città e altrove. Sono anni che hai suscitato nei giovani la fierezza di una civiltà risvegliata, senza mai domare l'orgoglio verso una nuova enciclopedia. Sono anni che la tua biblioteca raminga in cerca di una casa aperta a tutti, e la gemma del tuo istituto sono un monito per i saccenti e per i Nicodemi che dispano. Scrivo perché sei stato maestro di scuole del nostro futuro e di assise cittadine del presente, custode di un'Europa unita, paladino di sapienza avversa a mafia e camorra, complice di Gramsci e di Vico sei stato, di Giordano Bruno. Ti scrivo per dirti grazie e per dirti ancora che la tua eredità di cultura come bene comune sarà il nostro diritto di esistere. Ti scrivo da quel gennaio della rivoluzione. Erano 300 giovani e forti, sono morti, qua sono 300.000, non moriranno, lei non permetterà la fine di 300.000 overdose. Credo proprio di no, come sapete abbiamo dato un primo segno di attenzione, ci ha lavorato molto anche il collega Morrelli per collocare una parte del patrimonio librario all'Istituto Colosimo che abbiamo trasferito con l'impegno diretto della regione. Adesso stiamo cercando di recuperare 10 anni di nulla per trovare una collocazione degna a questo patrimonio librario immenso. Lo collocheremo in un primo immobile di proprietà della regione. Dobbiamo fare i lavori indispensabili per garantire la sicurezza, ma saremo all'altezza anche di questo, che considero un dovere civile e anche un obbligo morale nei confronti di grande personalità del mondo della cultura di Napoli, del sud, ma soprattutto un uomo di coraggio, come ho detto al figlio, di lucidofobia, perché resistere in queste condizioni e in questo contesto di parte burocratica è stato un atto di grande coraggio. Gerardo è sempre con noi, rimarrà sempre
la sua impronta, quell'impronta illuminista che coinvolge tutti. Ma Gerardo Marotta non può essere cancellato dalla memoria di Napoli, però i napoletani hanno un obbligo. L'obbligo è quello di fare ognuno nei limiti delle proprie competenze, delle proprie possibilità, un'azione perché quanto Marotta ha fatto non solo continui, ma si espanda. E si espanda per l'onore della nostra città, per quei valori di rispetto della cultura, della libertà, della laicità, della politica, della solidarietà che Marotta ha testimoniato con tutta la vita, per la quale ha speso anche tutto il suo patrimonio privato. Ecco, tutto questo non può morire, ma deve restare nella città e per la città, altrimenti sarebbe un tradimento ad un uomo al quale vogliamo bene. Bontà e saggezza illuminista. Gerardo se n'è andato, però è sempre con noi. Beh, Gerardo lascia un'impronta nella vita civile e culturale di Napoli, la sua tenacia nel promuovere iniziative che valorizzassero la grande cultura napoletana è nota a tutti, è stata una personalità che ha contribuito a rilanciare il pensiero di Napoli e di questo dobbiamo essergli grati. Io mi auguro che la sua lezione sia sempre ricordata dai napoletani, così come sempre è il caso di ricordare la sua onestà, la sua intransigenza etica e il suo impegno disinteressato. Gerardo ha, come dire, anche pagato dei prezzi sul piano personale perché l'istituto vivesse e proseguisse la sua attività. E questo non dovremo mai dimenticarlo. E l'augurio che in questo momento io mi sento di rivolgere a che ci si impegni al massimo perché questa eredità di culturale, morale di Gerardo resti viva nella vicenda di Napoli. Parlando di eredità, i 300.000 volumi, la salvaguardia di questo bene immenso. E mi pare che sia da tempo, diciamo, Gerardo si batteva perché si trovasse una soluzione adeguata a conservare e utilizzare questi volumi. C'erano già delle decisioni in questa direzione, prese anche molto tempo fa, e spero che, se dipende dall'amministrazione comunale, ci sia uno sforzo in questa direzione e il problema sia risolto. E poi che questi libri siano custoditi e siano fruibili, siano utilizzabili dai giovani, da chi vuole utilizzarli per approfondire studi, ricerche. Non è sufficiente. È importante, come dire, difendere questi libri e conservarli al meglio, ma è importante anche consentire che siano utilizzati, che siano fruibili, insomma. La fruizione. Difatti Gerardo, le ultime parole, diceva la ricerca non va fatta negli scatoloni. Infatti, non negli scatoloni. Grazie a me. Grazie a te. Ed Antonio, con la fine del professore, il baricentro internazionale si sposta? Temo di sì, nonostante io sia ottimista, soprattutto grazie all'eredità che Gerardo Marotta ha lasciato ad ognuno di noi, soprattutto a quelli che poi rappresentano meglio di me, più di me, l'intelligenza, l'accademia e la cultura della città. Credo che qualche cosa verrà meno rispetto all'autorevolezza della Napoli marottiana, per dirla in questi termini. E io devo dire anche questo, che la vita di Gerardo Marotta è stata molto feconda e molto tormentata. È stata bellissima per noi che lo abbiamo forse stato in fianco, ci siamo stati a fianco, abbiamo fatto qualcosa di molto modesto con noi. Però è stata molto tormentata, anche perché questa è una città che non è tutta
ha risposto unanimemente a suo favore, a favore della cultura, della conoscenza e dell'etica e della libertà. Non tutti sono stati a fianco di lui, alcuni anzi molto autorevoli, sono stati coloro i quali hanno navigato contro i suoi obiettivi, i suoi proponimenti di carattere culturale e di carattere europeo. Perciò mi sento oggi molto più orfano di ieri. Dibattevamo finendo talvolta col batterci per le ragioni della democrazia nella elezione degli organismi rappresentativi, scoprendo un nuovo orizzonte oltre il legalismo e lo storicismo di impianto italiano e meridionale. La fondazione nel 1975 dell'Istituto per gli Studi Filosofici era la testimonianza di una scelta nuova nella organizzazione della cultura. Non più le due culture, umanistica e scientifica, ma una, unica e virtualmente unificante, cui già gli antichi davano nome di filosofia. Questa era la tua ambizione, Gerardo, e l'hai realizzata. La tua vita ha donato Napoli all'Europa con un messaggio che può svegliarla dal sonno in cui sembra la stiano addormentando i nostri contemporanei. Se crediamo in una vita che ci attende oltre quella che si è spenta, non dobbiamo dirci addio, caro Gerardo, ma arrivederci. Io non mi posso spiegare lo spazio mentale che ha occupato questo istituto. È stata un'occupazione militare, per cui è entrato proprio nel nostro processo identitario, fa parte della nostra identità questo istituto, per cui noi siamo in trappola, dobbiamo continuare, non c'è alternativa. Dicevo qualche giorno fa che Gerardo Marotta è vivo, ed è vivo più che mai, perché è vivo in tutti i fratelli spirituali, è vivo in Nuccio Ordine, è vivo in Gianni Ferrara, è vivo in Franco Roberti, nell'amico Casavola, è vivo in Antonio Gargano, in Nicola Capone, in Giuseppe De Michele, in Cesare Scarano, è vivo anche in Peppino Perfetto, in Marcella Chiara, in Maggio Bellino Aprile, e anche il Foggia è vivo. È vivo in Gerardo Marotta ed è in Eleonora Marotta. Nella Caputi, in Anna Fava. E in tanti altri nomi, Luigi Bergantino. Ma è un errore ridurre a questi fratelli spirituali, ad Arturo Martorelli, ad Aldo Tonini,
Marotta ha lavorato benissimo in questi 40 anni. Ha lavorato veramente molto bene. L'istituto è piombato nella nostra vita e ha sottratto le migliori energie spirituali e materiali di mio padre. Mio padre si è preso cura di questa città. Siamo tutti affratellati, siamo tutti fratelli, abbiamo condiviso le cure di nostro padre. Noi non possiamo guardarci come strani l'un l'altro. Noi dobbiamo guardarci come ci guardiamo Luigi Bergantino Dio. Questo deve essere lo spirito con cui ci guardiamo. Perché Gerardo Marotta non era un maestro, non era solo il capitano della mia anima. Non era assolutamente un filosofo. Gerardo Marotta era la mia filosofia e deve essere la vostra filosofia. Gerardo Marotta, questo istituto è entrato nel processo identitario di tutta la città, fa parte di tutta la vostra migliore identità. Voi dovete lottare, voi dovete reclamare questa biblioteca, voi dovete reclamare che Palazzo Serra di Cassano ospiti i più grandi pensatori di tutto il mondo. Per voi stessi, per chi altro, solo per voi dovete farlo. Quest'istituto è il presidio più alto contro la criminalità organizzata. La criminalità organizzata si batte con la cultura. Gerardo Marotta è vivo, è vivo, siete d'accordo? È vivo? È vivo? È una volgarità, dite che è morto. Non ci leghiamo a questa volgarità. È vivo. Nei nostri cuori, non è la sostanza materiale, gliela dobbiamo dare noi, questa sostanza materiale. Gliela deve dare Franco, gliela devono dare tutti gli amici. Grazie, grazie Massimiliano. E grazie soprattutto a Gerardo Marotta. Questa notte ho scritto ai miei colleghi napoletani che tanto debbono insieme a me a questo istituto una breve nota, di cui vi do lettura. Gerardo Marotta è stato un gigante della cultura meridionalista italiana ed europea. L'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, da lui fondato, nel quale profuse tutte le sue risorse spirituali ed economiche, è stato per noi tutti un faro nella notte, per intere generazioni di cultori della filosofia e per quanto mi riguarda della filosofia del diritto, italiani e stranieri, ma anche per tanta parte di opinione pubblica sensibile e attenta ai temi della democrazia e della legalità costituzionale. Tra le mille iniziative di studio e pubblicazioni voglio qui ricordare, già è stato ricordato da Massimiliano, quelle mirate all'affermazione di un'etica pubblica e di una politica costituzionale come premesse necessarie e indefettibili per combattere efficacemente la criminalità organizzata e la corruzione degli apparati pubblici e privati. In questo ambito di studi, lo scorso anno, magistrati come me ed altri colleghi, eminenti giuristi come Stefano Rodotà, che aprì il ciclo di conferenze, studiosi del fenomeno mafioso come Isaia Sales, furono invitati a tenere un ciclo di conferenze con lo scopo di fornire a tutti i cittadini, non solo agli studiosi, gli strumenti di analisi per la comprensione dei legami strutturali e non meramente accidentali tra quei fenomeni criminali, mafia, corruzione, criminalità economica, che, se inquadrati nelle loro interdipendenze, si presentano come un blocco sociale che si alimenta della spesa pubblica, delle inefficienze della giustizia e soprattutto, delle disuguaglianze sociali.
Per fermare questa deriva distruttiva per la nostra democrazia, diceva Gerardo Marotta, l'indignazione da sola non basta. E questo mi ricorda il pensiero di Giovanni Falcone, che diceva: in tema di antimafia ci sono troppi spettatori e troppo pochi giocatori. L'indignazione da sola non basta, diceva Gerardo. È necessario un moto profondo di rinnovamento ideale e culturale, un nuovo spirito costituente, una capacità di discernimento che ci consenta di distinguere il bene dal male e che innervi le forze vive del paese, fondi una nuova classe dirigente, radichi anticorpi nel nostro tessuto civile. Questa è la lezione di Gerardo Marotta. Di fronte alle sfide del nostro tempo, Gerardo Marotta resterà per noi un imprescindibile, imprescindibile punto di riferimento. Arrivederci, non addio, avvocato Marotta, arrivederci, non addio, carissimo Gerardo. Se è vero, almeno per chi crede, che la morte è solo un passaggio, credo che da qualche parte ci ritroveremo. Le tante persone presenti in queste sale, mai viste così tante donne e uomini, dimostrano evidentemente quanto amore c'è in città, ma non solo in città, soprattutto nel nostro mezzogiorno, dalle testimonianze che abbiamo sentito, per Gerardo Marotta. E anche la diversità e le differenze delle persone dimostrano come Gerardo fosse profondamente popolare e capace di arrivare nel cuore di tutte le generazioni e anche rompere catene e pregiudizi di chi vede nell'altro e nel diverso un pericolo. Non c'è dubbio che il pensiero di Gerardo rimarrà per sempre, le cose che sono state magistralmente dette adesso rimarranno sempre, però io sinceramente, a differenza di altre circostanze, devo riconoscere che Gerardo lascerà un vuoto non colmabile, e vi spiego perché. Perché quando lo vedevo entrare, da quando ero anche io giovane, poi preparavo il concorso in magistratura, qua quanti convegni, anche coraggiosi, che Gerardo ha ospitato su temi molto delicati, quando lo vedevo entrare, in genere veniva dopo un po' che si iniziava a parlare, ne percepivi il carisma, ne percepivi una persona che sapeva personificare etica, morale, filosofia politica, filosofia del diritto, storia, pensiero, azione, e quando parlava non era solo la conoscenza, la storia, la diffusione del pensiero, una cultura immensa, ma lui invitava alla ribellione, alla rivoluzione per adottare e realizzare quegli ideali in cui credeva. Lui credeva profondamente che anche attraverso il diritto si potesse trasformare la società, ma l'ho visto sempre profondamente popolare, sempre guardare ai più deboli, alla classe operaia, agli emarginati. E anche le ultime riflessioni che ci ha consegnato sull'Europa, sul pericolo del filo spinato, delle mura, dei respingimenti, ecco, Gerardo personificava quella volontà individuale e collettiva di rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono lo sviluppo fino in fondo della persona umana. Quindi spiace dirlo, ma la sua assenza non la vedo attualmente colmabile. Sicuramente a noi tocca, con i nostri corpi, le nostre menti, i nostri cuori, perseguire quel suo messaggio, quella sua profondità di pensiero che lo fa un grande napoletano. Forse non è un caso che Gerardo Marotta sia profondamente napoletano, per le sue radici culturali, per il suo spirito libertario, per il suo anelito di giustizia, e lascia veramente in tutti noi che si sono formati attraverso quei suoi messaggi, quella sua forza, quella sua passione. Quante volte l'abbiamo ascoltato qui in altri luoghi, non si interrompeva mai, e alla fine noi eravamo tutti più ricchi
non materialmente come ha insegnato la sua vita, ma spiritualmente e soprattutto nel cuore e nella mente. Lui sapeva spezzare catene. Ciao Gerardo. Innanzitutto il mio cordoglio, il mio affetto alla famiglia, ai giovanissimi nipoti che sono lì e che avranno un grande maestro, un grande ricordo da coltivare. Il fatto che siamo qui in tanti ovviamente testimonia della grandezza di una personalità che ha saputo muovere le coscienze e ha saputo lasciare dietro di sé una grande eredità. Era Gerardo Marotta, era un grande umanista innanzitutto, era un grande meridionalista, era un grande italiano, un grande umanista. Ascoltavo il ricordo di Ferrara della sua formazione giovanile, un uomo che ha saputo fondere nel suo pensiero filoni culturali profondi, dai grandi filosofi eretici agli illuministi napoletani, ai giacobini, al grande filone storicista di Napoli, agli intrecci con la cultura marxista, grasciana. Avrebbe fatto piacere a Gerardo Marotta ricordare Gramsci e ricordare la sua concezione dell'immortalità. L'immortalità di un essere umano, e questa è data dal contributo dato da ognuno di noi a far avanzare il fiume della civiltà umana. Un grande intellettuale che ha insegnato ovviamente le regole del rigore intellettuale. Prima di parlare di Marx ci veniva ricordato, parliamo di Hegel, cioè anche la riflessione intellettuale è fatta di rigore, non di superficialità, è fatta di approfondimento, di sacrificio. E non a caso Hegel è stato fra i suoi primi riferimenti intellettuali. Hegel è stato un gigante perché da quel pensiero poi sono dipartiti filoni contraddittori della storia dell'Occidente, dalle grandi costruzioni del diritto e della statualità alle grandi follie ideologiche del superuomo e del dominio dell'uomo sull'uomo. Una grande, grande lezione culturale di rigore. Poi un grande meridionalista. Vedete alle nostre spalle gonfaloni di varie realtà della regione. Ci sono qui ovviamente i simboli di Napoli, della sua città, i simboli di altre province. Ci sono qui presenti intellettuali che vengono dalla mia terra, Lucana. Un grande meridionalista ha cercato di seminare la cultura dovunque possibile. Ma è stato anche un grande meridionalista nel senso che ha combattuto gli elementi di degenerazione che viviamo nelle nostre comunità, gli elementi di plebeismo, gli elementi di opportunismo di alcuni settori della borghesia meridionale, la subalternità al potere, ha coltivato lo spirito della libertà insieme con il rigore. E questa è una grande lezione che dobbiamo coltivare. Un grande europeo, in questo davvero credo abbia attualizzato al meglio lo spirito del pensiero di Benedetto Croce, un grande europeo. Grande umanista europeo. Infine, per la sua vita, Seneca ricordava facere docet filosofia, non dicere, la filosofia insegna a fare, non a dire. La filosofia insegna a cambiare la realtà, a cambiare le coscienze, a trasformare lo stato delle cose. Beh, questo ha ispirato tutta la sua vita. Era di una fragilità apparente, ho avuto modo di conoscerlo in due o tre circostanze. Si presentava gracile, ci siamo incontrati non molto tempo fa con il figlio. Era di una fragilità davvero apparente, ma era di una tenacia, di una testardaggine, di uno
di uno spirito del fare che era difficile frenare, che era difficile frenare. Beh, lui ha dimostrato con il suo modo di vivere e di essere che il pensiero e la cultura servono a fare, a trasformare la realtà. La cultura e il pensiero che si limitano alle parole servono a poco, oggi a niente. A niente. Un ultimo pensiero voglio dedicare al suo stile di vita. Io sono colpito ovviamente dal sacrificio che ha fatto la sua famiglia, anche dal sacrificio personale, sono colpito dall'orgoglio dei figli per aver fatto questo sacrificio. Questo vi fa onore. Quello che dicevano i vecchi latini e Seneca, probitas laudatur et alcet. L'onestà, la virtù vengono lodate, ma muoiono di freddo. Gerardo Marotta è morto di freddo, è morto in povertà. Veramente ha sacrificato tutto quello che aveva per un ideale, per un obiettivo. Alla fin fine un obiettivo di liberazione umana. Di liberazione umana. Beh, questa credo che sia una lezione che rimarrà davvero incancellabile e rimarrà per tanti di noi che hanno responsabilità istituzionali anche come un monito a risarcire la sua persona, la sua vita, il suo sacrificio di quell'attenzione che noi abbiamo saputo dare in tutti questi anni. Lo ringrazio. Corsisti, giovani, ricercatori, in una giornata triste, tristissima, più gioia, cioè quella presenza e quella vitalità di Gerardo, che io sono convinto che c'è e ci sarà, sta innanzitutto in quei ragazzi, in quelle ragazze. Questo significa però che bisogna ripartire da qui e che bisogna dare seguito. Fra l'altro, questo è un modello, penso alla formazione fatta nelle scuole, opposto a ciò che va di moda oggi, nella scuola e nell'università, cioè la didattica dei contenuti in cui si presenta. Mentre oggi c'è una grande fuga dal contenuto, in nome di una burocrazia vuota e quantitativa. Quindi questo è davvero un modello alternativo, un'altra idea d'Italia, e un'altra idea di cittadinanza, da perseguire per l'Italia.
Piano, piano. Datevi i girasoli, datevi i girasoli. Adesso mettiamo sulla parte. Biblioteca. Bravo. Andiamo a scrivere a gran voce la biblioteca. La biblioteca è nostra, è vostra. Sono America.
incalzeremo. Ma dobbiamo sorvegliare, dobbiamo sorvegliare. La incalzeremo. Sì, sorvegliamo. Siamo tutti con te. Scrivo da quel gennaio della rivoluzione, all'alba del tuo posto e all'ultimo della vita. Sono anni che reso incancellabili dentro e fuori quei battenti del portone, dove uscì senza farvi ritorno il giovane Serra di Cassano. Sono anni che i giacobini di sempre continuano a unirsi nel nome di una repubblica delle idee, della filosofia, fondando e rifondando comunità sempre più nobili. Sono anni che Leonora traduce la plebe scollata dalla storia alle colonne di quel monitore che cuoco illustro con croce che tu hai preservato. Sono anni che con la tua virtù ardimentosa fai rivivere il mondo del sapere con i libri e i seminari nella tua città e altrove. Sono anni che hai suscitato nei giovani la fierezza di una civiltà risvegliata, senza mai domare l'orgoglio verso una nuova enciclopedia. Sono anni che la tua biblioteca raminga in cerca di una casa aperta a tutti, e la gemma del tuo istituto sono un monito per i saccenti e per i Nicodemi che dispano. Scrivo perché sei stato maestro di scuole del nostro futuro e di assise cittadine del presente, custode di un'Europa unita, paladino di sapienza avversa a mafia e camorra, complice di Gramsci e di Vico sei stato, di Giordano Bruno. Ti scrivo per dirti grazie e per dirti ancora che la tua eredità di cultura come bene comune sarà il nostro diritto
di esistere. Ti scrivo da quel gennaio della rivoluzione. Ti scrivo da quel gennaio della rivoluzione, all'alba del tuo posto e all'ultimo della vita. Sono anni che reso incancellabili dentro e fuori quei battenti del portone, dove uscì senza farvi ritorno il giovane Serra di Cassano. Sono anni che i giacobini di sempre continuano a unirsi nel nome di una repubblica delle idee, della filosofia, fondando e rifondando comunità sempre più nobili. Sono anni che Leonora traduce la plebe scollata dalla storia alle colonne di quel monitore che cuoco illustro con croce che tu hai preservato. Sono anni che con la tua virtù ardimentosa fai rivivere il mondo del sapere con i libri e i seminari nella tua città e altrove. Sono anni che hai suscitato nei giovani la fierezza di una civiltà risvegliata, senza mai domare l'orgoglio verso una nuova enciclopedia. Sono anni che la tua biblioteca raminga in cerca di una casa aperta a tutti, e la gemma del tuo istituto sono un monito per i saccenti e per i Nicodemi che dispano. Scrivo perché sei stato maestro di scuole del nostro futuro e di assise cittadine del presente, custode di un'Europa unita, paladino di sapienza avversa a mafia e camorra, complice di Gramsci e di Vico sei stato, di Giordano Bruno. Ti scrivo per dirti grazie e per dirti ancora che la tua eredità di cultura come bene comune sarà il nostro diritto di esistere. Ti scrivo da quel gennaio della rivoluzione. Ti scrivo da quel gennaio della rivoluzione, all'alba del tuo posto e all'ultimo della vita. Sono anni che reso incancellabili dentro e fuori quei battenti del portone, dove uscì senza farvi ritorno giovane Serra di Cassano. Sono anni che i giacobini di sempre continuano a unirsi nel nome di una repubblica delle idee, della filosofia, fondando e rifondando comunità sempre più nobili.